non ne voglio sapere. Lo sono un po' di meno perché sia la ricerca che io ho condotto, sia la ricerca che altri hanno fatto, in particolare faccio riferimento alle ricerche di Barbetta e del gruppo misto dell'Università Cattolica e Bicocca di Milano, il cui centro di ricerca sulla cooperazione ha realizzato una serie di indagini, una delle quali specificamente focalizzata sulle botteghe del commercio ecosolidale, che mette in luce una serie di risultati tutto sommato concordanti con quelli che noi abbiamo riscontrato durante un anno di lavoro all'interno di CTM Altro Mercato. Quindi io adesso mi soffermerò nel descrivere per sommi capi quali sono le principali evidenze a cui noi siamo pervenuti e che, ripeto, sostanzialmente concordano con quelle riscontrate da Barbetta e colleghi, che non avevano fatto una ricerca solo su CTM Altro Mercato, ma su un campione che includeva anche botteghe esterne al consorzio. Premetto che fra la ricerca che io ho condotto e la ricerca che è stata sviluppata dal Centro di Ricerche sulla Cooperazione Milano c'è una differenza metodologica sostanziale, nel senso che la nostra era una ricerca che aveva fatto una scelta molto precisa sin dall'inizio, ed era la scelta di valorizzare al massimo gli strumenti di ricerca partecipativa e quindi di sfruttare nel massimo grado possibile le opportunità di incontro e di intervista diretta con le botteghe. E quindi noi abbiamo dedicato la maggior parte del tempo a una serie di focus group che sono stati 13, mi pare, che hanno riunito 75 botteghe del commercio a livello nazionale, del commercio di Altro Mercato, e attraverso questi incontri noi abbiamo cercato di elicitare, di evincere un pochino tutte le principali problematiche relative alla sostenibilità. Questo tipo di approccio ha avuto ovviamente dei pro e dei contro, nel senso che come tutti i metodi ha dei vantaggi e degli svantaggi, ma ha avuto il grande vantaggio di consentirci un'interazione diretta con un gran numero di botteghe, che ha messo a nudo in maniera abbastanza, io direi, schietta e sincera tutta una serie di problematiche, al di là di ogni diplomazia di protocollo, insomma. Naturalmente, siccome eravamo consapevoli che il commercio ecosolidale è anche un fenomeno economico-finanziario, abbiamo fatto parallelamente anche un lavoro di analisi dei bilanci attraverso la collaborazione con il gruppo per l'economia responsabile dell'Università degli Studi di Firenze. E quindi, mentre io sviluppavo l'analisi organizzativa, gli economisti di Firenze hanno, diciamo così, guardato i bilanci facendo uno screening triennale degli ultimi bilanci. In estrema sintesi, che cosa ne è uscito? Allora, ne è uscito che il sistema CTM Altro Mercato è un sistema che si può definire in transizione, anche se ovviamente si potrebbe dire che tutti i sistemi sono in transizione, tutti i sistemi organizzativi, però nel caso di CTM Altro Mercato è particolarmente evidente che noi siamo di fronte a un soggetto all'interno del quale esistono delle spinte molto forti verso una maggior strutturazione dal punto di vista imprenditoriale, cioè nel corso degli ultimi 10 anni, e in particolare nel periodo che va dal 2000 al 2006-2007, c'è stato un grosso sforzo che è stato dispiegato dal sistema nervoso centrale, quindi dalla centrale del consorzio di Verona, affinché all'interno delle botteghe ci fosse un processo di maggiore organizzazione dal punto di vista imprenditoriale. Cioè, non si capisce quello che sta succedendo se non si contestualizza dentro una dinamica che è una dinamica di cambiamento che ha avuto anche delle accelerazioni abbastanza intense, e le accelerazioni puntavano a far sì che le botteghe nate prevalentemente come associazioni con una forte carica motivazionale, con una forte vocazione critica, assumessero anche una piena capacità operativa dal punto di vista commerciale, perché trattandosi di commercio equo
il ragionamento era: se vogliamo vendere molto per beneficiare i produttori del terzo mondo, dobbiamo avere anche la capacità al nostro interno di organizzarci per sfruttare al meglio le leve commerciali. Questo tipo di stimolo, questo tipo di sollecitazione ha incontrato nella platea delle botteghe delle reazioni molto diversificate, perché una delle caratteristiche fondamentali delle botteghe del mondo di CTM è la sua estrema eterogeneità. Cioè ci sono differenze molto 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 marcate sia in termini dimensionali, sia in termini appunto di fatturato, di patrimonio, in termini di numero di soci, in termini di capitale sociale. Cioè è veramente un mondo estremamente, estremamente diversificato. Quello che noi possiamo dedurre dalle indagini che abbiamo fatto è sostanzialmente questo. Al di là del fatto che ci sono botteghe diverse, alcune con una vocazione più chiaramente imprenditoriale, altre con una vocazione più marcatamente associativa, però di fatto per tutti oggi rimane vero che la componente motivazionale, la componente valoriale, cioè la partecipazione motivata da fattori extra economici, rimane il fattore principale che rende possibile oggi l'apertura delle botteghe in Italia, e questo vale per le piccole ma vale anche per le grandi botteghe. Io ho usato un'espressione che, sulla quale poi si è anche discusso con Giorgio rispetto all'utilità, insomma alla convenienza. L'espressione nel sottotitolo della ricerca era un'economia morale, nel senso che a me sembrava importante enfatizzare la componente di moralità intesa proprio come la intenderebbe Polanyi, cioè come la volontà di imporre delle relazioni sociali su relazioni economiche, quindi di dare una curvatura etica all'economia, ecco, se così si può dire. E questo è vero ancora oggi, cioè a dispetto del fatto che ci sia stati 10 anni di transizione che hanno stimolato le botteghe a una miglior organizzazione imprenditoriale, però di fatto oggi credo che ben poche botteghe delle 114 aderenti, 114 italiane aderenti al consorzio, potrebbero durare più di pochi mesi senza la partecipazione di tipo volontario. Questo ovviamente non smentisce i progressi, diciamo pure, che sono stati fatti a livello organizzativo, a livello di capacità commerciale, però il dato secondo me più rilevante che la ricerca evidenzia in maniera inequivocabile è questo. E lo evidenzia in molti modi, ma in particolare scoprendo, che per qualcuno di voi sarà ovviamente la scoperta dell'acqua calda, però per me non lo era, il fatto che il volontariato si esplica in due forme, cioè nella forma della partecipazione gratuita di colui che viene e dà delle ore di lavoro volontario, facendo professionalmente tutt'altro, ma anche si esplica attraverso la forma del volontariato che viene prestato dal lavoratore. Cioè non c'è solamente il volontario, c'è anche il lavoratore volontario. Cioè, nelle botteghe del commercio ecosolidale è molto raro trovare la figura del lavoratore puro, cioè che finite le sue 7-8 ore, timbra il cartellino, saluta cordialmente e se ne va. E questo va considerato attentamente, perché anche dal punto di vista del computo, delle risorse e dei costi della produzione, è ovvio che se noi vogliamo quantificare i costi dell'apertura di una bottega, dobbiamo considerare anche queste ore di volontariato, quindi non solo quelle dei volontari ma anche quelle dei lavoratori volontari.